Giovani e partecipazione, facce nuove e rinnovamento, parole troppo spesso abusate. A Tortoreto c'è una sorta di laboratorio dove le parole lasciano lo spazio, almeno in questa fase, all'attivismo. Parliamo dell'associazione Tortoreto Merita, della rinnovata associazione Colligere, ma anche alla consulta giovanile di recente costituita. Di questo ci occuperemo oggi a J Magazine, il consueto approfondimento quotidiano di Super J. Un saluto a chi ci segue da casa e un saluto agli ospiti che vi passo subito a presentare. Luigi Cardone, che è il vicepresidente dell'associazione Tortoreto Merita. Grazie per l'invito, grazie. Stefano Tini, che invece è il presidente, lo dicevamo nella premessa, dell'associazione Colligere. Buongiorno a tutti. E Giorgio Ripani invece, che è il presidente della neo associazione costituita Consulta Giovanile. Salve. Bene, bene arrivate. Entriamo subito nel cuore del tema, nella premessa, un giro subito con gli ospiti. Politica, partecipazione, partecipazione giovanile. Molte volte, insomma, sono delle parole abusate, poi, insomma, ai fatti bisogna anche far seguire le parole e soprattutto il fatto comunque di essere attivi, mettersi in discussione. Cardone. Noi come gruppo politico Tortoreto Merita abbiamo iniziato un percorso da 2 anni, un percorso di formazione, di interesse per la nostra comunità, il territorio, e recentemente abbiamo anche organizzato un'iniziativa nuova che si chiama appunto le primarie dei contenuti o anche delle idee, a seconda di quello che è meglio dire. Questo percorso, un percorso che abbiamo fatto perché crediamo che la politica è la soluzione per cercare di cambiare in maniera democratica quello che per noi non è bello, non è giusto. Lo abbiamo fatto con passione, con determinazione e lo stiamo ancora facendo. Io credo che oggi la politica deve cercare di dare spazio ai giovani, ma giovani anche preparati, che conoscono la macchina amministrativa, che conoscono il territorio, il paese, e che giovani con merito, che si sono interessati, che hanno fatto la gavetta, che hanno, come anche qui Stefano, Giorgio, iniziato oppure continuando un percorso di formazione che non vuol dire essere per forza vincolato a un partito, ma significa pure interessarsi al di là dei partiti, al di là di quello che è una struttura partitica, con passione e con amore per il proprio paese. La vostra associazione è civica, politica, civica, sì. Culturale. Ovviamente, insomma, ciascuno di voi ha alle spalle anche, ovviamente, insomma, delle esperienze, seppur brevi. Una volta c'erano quelle che si chiamavano le scuole di partito, no? Adesso, insomma, messe da parte, l'associazione può andare a compensare questo aspetto, cioè partecipare, come diceva lei, anche quello comunque, insomma, di avere cognizione di quello che si sta parlando, no? Questo è uno degli obiettivi. Io credo che l'associazione può organizzare una formazione, però il partito deve essere poi, secondo me, il punto d'arrivo poi, no? di un percorso politico, perché il partito rappresenta pure la democrazia in un paese, rappresenta diversi interessi, un partito, poi anche il movimento, poi dipende dai punti di vista. Come percorso conclusivo, secondo me, è un punto, diciamo, di riferimento per i giovani oppure per chi vuole iniziare un percorso politico. Localmente è normale che può anche essere utile non far parte di un partito, ma far parte di un gruppo associativo, senza avere legami, diciamo, col partito, o comunque sia è anche possibile fare accordi con dei partiti, fare, non dico compromessi, però come sia degli accordi programmatici su quello che si vuole fare, appunto sui contenuti, perché spesso parliamo, no, di tante cose, però ci dimentichiamo che quello che è importante per un paese è poi arrivare a dei risultati, e quindi ecco, questo è quello che penso in questo senso. Stefano Tini, dicevamo, sì, spazio ai giovani, però bisogna, come dire, mettersi in discussione, no? È troppo, molte volte è troppo comodo, dicevamo nella premessa, si rischia, insomma, di parlare e di evidenziare concetti, tra virgolette, aleatori. Quando si parla di rinnovamento, poi ovviamente, insomma, bisogna fare la propria parte. Assolutamente sì, infatti penso che, cioè, penso di, abbiamo dimostrato con l'associazione Colligere anche di dare un esempio, uno stimolo anche agli altri ragazzi nel dire attiviamoci, diamoci da fare noi in primis, perché quello che condivido con Luigi, nel senso che
Noi giovani saremo i protagonisti del futuro, anche se nessuno ce lo dice, saremo noi i protagonisti del futuro, e quindi penso che come tali dobbiamo, cioè, ci dobbiamo assumere delle responsabilità già da oggi, perché comunque c'è, come ho detto altre volte, c'è molto da lavorare, c'è molto da fare, e quindi dobbiamo iniziare fin da subito. Appunto, i giovani secondo me dovrebbero essere i primi a partire, a portare bandiera e nel promuovere, anche per dare una speranza, se vogliamo, un incoraggiamento anche agli adulti in questa gioventù che spesse volte viene definita o descritta come una gioventù di nulla facenti e, diciamo, non molto attiva. Invece io credo molto nei giovani, credo che le risorse umane competenti, volenterose, piene di qualità e talenti ci siano, e quindi dico, non restiamo nei giovani chiusi a casa di fronte a un computer o tra di noi, ma facciamola sentire la nostra voce, perché c'è il bisogno di essere ascoltata, non solo da parte nostra c'è il bisogno di farci sentire e di essere ascoltati, ma c'è anche una classe amministrativa che ha bisogno dei nostri consigli, dei nostri pareri e di sapere di quello di cui abbiamo bisogno, insomma. Cosa che vi tiene assieme? Un'idea comune o il fatto comunque di confrontarsi su quelle che possono essere le dinamiche, sia a livello locale più anche più ampio? Beh, diciamo che sono entrambi, perché se da una parte c'è il bisogno di noi giovani di avere un punto di aggregazione giovanile, che vorrei sottolineare bene, non vogliamo assolutamente trasformare in un centro sociale, perché il nostro è appunto l'obiettivo è proprio l'opposto, anzi è quello di creare un punto ludico, creativo, sano, un'alternativa da offrire ai ragazzi oltre allo sport. Perché quindi ecco, tu mi chiedevi cosa vi unisce. Ci unisce appunto questo, il bisogno primario, perché magari noi all'interno del collegio, faccio un esempio ma potrei legarlo anche ai corsi, facciamo ad esempio il corso di batteria, che è stato portato, lo strumento è stato portato lì da magari un ragazzo che a casa sua non può diciamo esercitarsi e quindi ha bisogno di uno spazio, ma come lui ci sono altre persone che hanno la stessa esigenza, e quindi questo spazio, tra virgolette, ognuno aiutandosi aiuta gli altri. Quindi quello che ci spinge a fare tutto questo è sia un bisogno personale, individuale di ognuno di noi, ma allo stesso tempo questo bisogno individuale è talmente condiviso dagli altri che si va a fare anche un lavoro civico o pubblico, comunque qualcosa che va a toccare anche tutti gli altri. Chiudiamo questo primo giro con gli ospiti, con Giorgio Ripani, che è il presidente della Consulta Giovanile, di recente costituita. Le faccio la stessa domanda degli altri due, insomma, ovviamente sì alla partecipazione giovanile, ma bisogna mettersi in discussione, cercare, insomma, comunque poi dopo di far evidenziare, veicolare le proprie idee. Certo, credo che io e i miei colleghi qui rappresentiamo un po' proprio questo concetto. Noi siamo rappresentanti di organi ed associazioni che dimostrano come i giovani vogliono mettersi in gioco, come i giovani vogliono manifestare e affermare le proprie idee. Quindi è naturale. Naturalmente io rappresento una realtà leggermente diversa da quella dei miei colleghi, perché il nostro organo parte un po' da una base di partenza differente in quanto è istituzionale. Noi siamo siamo un organo, insomma, istituito dall'amministrazione comunale, quindi rispondiamo tra virgolette al comune, mentre loro sono delle associazioni che sono nate spontaneamente partendo da determinate idee comuni. Ovviamente, insomma, poi il fatto comunque di mettersi in discussione, a prescindere che possa essere un'associazione o un organo istituzionale, come nel caso di specie, comunque, insomma, evidenzia questo attivismo, questa vivacità. Ma certo, noi, ripeto, siamo tutti ragazzi che, al di là dei propri impegni personali, universitari, lavorativi, decidiamo di metterci in gioco proprio per questo, per il bene della comunità, per il bene del nostro paese. Prima di fare il secondo giro con gli ospiti, velocemente, volevo conoscere la vostra età, ma a livello di curiosità, poi dopo, insomma, approfondiremo questo concetto. Luigi? 26. Io 28. Io 21. 21. Poi ovviamente, insomma, questo si lega al fatto che molte volte, insomma, si parla di giovani, ahimè in Italia molte volte, insomma, anche a 50 anni chi entra in politica viene considerato un giovane. Questa è la mia, era forse una battuta anche leggermente polemica, una curiosità, insomma, a beneficio anche di chi ci segue da casa. Al secondo giro con Luigi avevamo già inizialmente cominciato a vedere, ad analizzare il discorso legato a Tortoreto Merita, certo. Ma insomma è necessario approfondire la genesi di questa associazione, come nasce, gli obiettivi, e poi dopo
A parte anche il discorso di questa ultima esperienza, una delle tante, che è quella delle primarie delle idee, dei contenuti. Certo. Noi nasciamo appunto come gruppo eterogeneo, abbiamo molte persone che hanno anche idee politiche nazionali diverse, però abbiamo detto che inizialmente che nel locale dobbiamo unirci per portare avanti degli obiettivi che servono a Tortoreto. Uno dei tanti è anche appunto la consulta che oggi è nata, così come tante altre cose che abbiamo fatto, anche informare era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto un convegno sulla moneta, di chi è la moneta, con un allievo del professor Loriti che non c'è più purtroppo. Abbiamo fatto tante cose, Quello che posso dire è che a mano abbiamo scelto i nostri obiettivi. La consulta è nata non perché noi abbiamo voluto iniziare un percorso di statuto della consulta. Abbiamo fatto un'assemblea tra di noi e abbiamo scelto di continuare a toccare il tema dei giovani. E quindi per toccare il tema dei giovani dovevamo proporre qualcosa che secondo noi poteva aggregare giovani al di là di ogni colore politico. Abbiamo proposto una consulta che sia appunto senza colore politico, istituzionale, e infatti io pure faccio parte, anche Stefano ci fa parte, che possa portare avanti poi le esigenze e le problematiche delle persone, dei giovani. E quindi io sono orgoglioso di questo, perché poi anche insieme all'amministrazione e alle minoranze si è riusciti a portare in Consiglio Comunale uno statuto condiviso, e quindi che poi alla fine abbiamo visto quello che ha portato. Poi Giorgio penso che dirà anche quello che hanno fatto, perché poi i fatti ci sono già della consulta, così come di Colligere. Noi siamo più politici e quindi i nostri fatti poi sono a beneficio della comunità. Però è importante ricordare appunto che noi partiamo come gruppo giovanile, ma che si è occupato nel corso del tempo di tante cose, e continueremo a farlo. Attualmente abbiamo la possibilità di poter capire ancora meglio quello che la gente vuole, al di là dell'età, quindi con queste primarie dei contenuti. Queste primarie serviranno a noi per capire, ecco appunto la formazione politica, a capire cos'è che la gente vuole, ma non solo cos'è che c'è Tortoreto che non va, anche quello che la gente vuole proporre per Tortoreto, vuole proporre per questo paese, perché a volte è facile criticare e basta, ma non ci si mette in gioco, non ci si nemmeno si spreme un po' le meningi, per capire cosa... Cioè si vive passivamente, no? Esatto, si vive passivamente, invece bisogna cercare di interessarci, perché poi dopo è facile lamentarci, ecco, questo è quello che penso. Ma il rischio che magari, e parliamo soprattutto di Tortoreto Merita, di essere comunque necessariamente accostato a questa, a quella forza politica, è un qualcosa che nel vostro percorso state incontrando? Certo, come no? Assolutamente. Ma questo è la democrazia, è la gente che è giusto che dica queste cose, secondo me. Ma personalmente devo dire che io non è che sono vicino a un'amministrazione, a un'opposizione. Io sono vicino alle idee, ai contenuti di quell'amministrazione oppure di quell'opposizione. Se con l'amministrazione e con le minoranze abbiamo avuto idee condivise, buone, le abbiamo sempre appoggiate. Così come se abbiamo avuto idee contrarie, non so, al PD o al PDL, o chi sia, l'abbiamo detto, l'abbiamo sempre espresso. Quindi dopo la gente si può fare l'idea che vuole, però noi pensiamo più ai fatti che tanto alle idee della gente, anche se le idee della gente sono da considerare. Quindi quello che tu mi dici già lo so, e teniamo in conto, insomma. Infatti a volte tra di noi c'è chi mi dice stiamo attenti così colà, perché dopo la gente ci può affibbiare un colore politico. Ha ragione pure, però... Vado un po' oltre, la interrompo, il fatto di essere strumentalizzati politicamente, questo può essere il rischio, no? Certo, come no. Ma io credo che poi alla fine lo strumento da parte nostro deve essere poi il bene comune, cioè sì, ok, possiamo essere anche accostati a qualcosa, a qualcuno, ma per me l'importante è portare avanti i progetti, le idee che ci sono in cantiere. Poi torneremo nell'altro giro per fare qualche riflessione sulle primarie dei contenuti. Cardone parlava di consulta giovanile, di recente costituita. Esatto, siamo
Obiettivi e come state lavorando? Questo è un organismo, ricordiamo, istituito per la prima volta a Tortoreto, non c'è in precedenza. Assolutamente no. Insomma, sarebbe interessante vedere come funziona il funzionamento e come vi state strutturando. Allora, il nostro organo diventa operativo a luglio, dopo le elezioni che sono state indette il 30 giugno. È naturalmente un organo, come dicevamo, istituzionale, assolutamente apartitico. Questa è stata la scelta condivisa dagli amministratori, dalle varie associazioni che hanno un po' collaborato alla realizzazione, all'istituzione di questo organo, e che io mi sento assolutamente di condividere. Ciò che ha detto Luigi per la propria associazione vale ancora di più per il nostro organo. Noi assolutamente condividiamo le idee a prescindere da qualsiasi tipo di colore politico, a prescindere da chi le manifesta o chi le porta avanti, purché siano valide. Il nostro organo, come appunto tra gli obiettivi, è quello appunto di l'obiettivo fondamentale è quello di portare avanti un po' le idee dei giovani, la volontà e le esigenze giovanili. Per questo siamo organizzati all'interno della nostra assemblea in commissioni e sviluppiamo una serie di obiettivi. Il sociale è quello su cui diciamo siamo concentrati inizialmente con il nostro progetto Giochi senza barriere. Ma non tralasciamo alcun tipo di argomento, non ultimo il lavoro, sebbene sappiamo tutti che la congiuntura economica attuale non permette, insomma, di fare qualcosa, tantomeno noi che siamo un organo abbastanza ininfluente, se vogliamo, su questo ambito. Noi abbiamo cercato comunque di dare il nostro aiuto con l'incontro con l'assessore Paolo Gatti, che appunto permette di accedere a determinati fondi regionali. Ma, ripeto, non tralasciamo anche aspetti, tra virgolette, più leggeri, tant'è che stiamo cercando di sviluppare un corso di fotografia, anche con la collaborazione dell'amico Stefano, perché, come dicevamo, siamo tutti membri della stessa della consulta. E dal punto di vista di input all'interno della consulta, che tipo, insomma, di riflessione avete già avanzato l'amministrazione comunale? Lì si parlava, insomma, di progetti, di iniziative, però ovviamente, non ricordo, la consulta ovviamente è un organo sì istituzionale, ma consultivo, ma è altrettanto vero che chi amministra... Propositivo anche. Esatto, sì, noi siamo anche un organo propositivo, tant'è che il 17 settembre presentiamo ufficialmente il nostro primo progetto, che è Giochi senza barriere. La nostra riflessione era quella che nel nostro comune mancasse in qualche modo una accoglienza ludica per i disabili. Per questo abbiamo voluto che nel nostro comune fossero presenti giochi per disabili, quindi appositamente realizzati per disabili, e ancor di più che favorissero l'integrazione tra disabili e diciamo abili. Per cui abbiamo presentato questo progetto, che è stato assolutamente ben accolto sia dalla maggioranza che dall'opposizione, e quindi la nostra prima riflessione verte proprio in questo senso. E presto, fortunatamente presto, il nostro progetto vedrà la prima realizzazione e quindi sarà realtà. Dovrebbe essere collocato nel Largo Marconi, i primi giochi nel Largo Marconi, proprio il progetto viene definito in questi giorni. Bene, insomma, quindi sarà... Un arricchimento relativamente a quel parco giochi sempre molto frequentato, esatto, da bambini e famiglie. Ci auguriamo che tutti i parchi vengano riqualificati all'interno di Tortoreto, non solo quello. Ci auguriamo che sia il primo passo verso un cammino maggiore, un cammino di integrazione maggiore. Con Stefano Tini invece vorrei affrontare il tema dell'associazione culturale Colligere, che insomma mi sollecita anche i ricordi del passato. Insomma, sono cresciuto con questa associazione, che ovviamente negli ultimi anni, relativamente al museo, comunque tutta la struttura tra virgolette, insomma, faceva fatica ad andare avanti. Attraverso poi, insomma, una rivisitazione, soprattutto a livello organizzativo, è stata rilanciata, inaugurata la nuova sede proprio qualche giorno fa. Qual è l'obiettivo, cosa si fa e soprattutto, insomma, cosa possono trovare i giovani? Molti tortoretani non conoscono questa struttura. Come dicevi tu, l'associazione nasce molti anni fa, esattamente nel 1992, quindi sono esattamente 21 anni. Per 21 anni il presidente di questa associazione, insieme a molti altri volontari, è stato Angelo Romagnoli, cittadino tortoretano, che in occasione appunto di un incontro che abbiamo fatto con l'associazione Tortoreto Merita, dove si parlava di politiche giovanili, diciamo, lo stesso Angelo Romagnoli ci fece la proposta di dire: c'è un locale, questa associazione, che può essere utilizzata come area ludica, area studio, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati a rinnovare questa sede, dove oggi è possibile studiare, giocare a scacchi, fare corsi di musica come batterie basso, corsi di scenografia, corsi di pittura. Abbiamo fatto già un incontro di psicologia per il rapporto genitori-figli, diamo la disponibilità per delle ripetizioni ai bambini di scuole elementari e medie.
Ecco, diciamo che il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere un centro di aggregazione giovanile sano, perché questo, mentre si parlava, mi è venuto in mente il problema sociale, giovanile. Io credo che sia un problema davvero serio da affrontare, è un problema grave, tra virgolette, perché comunque non possiamo far passare in secondo piano questo problema. Quindi ecco, il nostro obiettivo era proprio quello di dare importanza a questo problema sociale e di offrire una soluzione a tutti quei ragazzi che soffrono di questo disagio, di mancanza di posti, di punti di trovo, mancanze di biblioteche, mancanze di punti ricreativi, eccetera, eccetera. Quindi offriamo la possibilità di poter studiare, di potersi ritrovare tra amici, perché anche questa è un'altra cosa. Oggi come oggi, purtroppo, Facebook, e non solo Facebook, ci costringe a molti rapporti, magari sul cellulare, messaggi, e quindi è anche un modo per incentivare le persone, non solo i giovani, a stare insieme e partecipare, perché è un polo giovanile, ma da nuovo presidente io mi auguro che non sia solo un polo giovanile, ma sia anche un ponte intergenerazionale, mettiamola così, dove giovani e meno giovani si possono conoscere e insegnare reciprocamente le cose, perché come dicevi tu prima, benissimo, magari uno a 50 anni ancora si ritiene giovane, però è da ammettere che i giovani siamo noi, senza peccare di presunzione. La mia riflessione era il fatto che comunque nella politica italiana, ma non soltanto nella politica, anche nell'organizzazione di questa società, a 50 anni magari si viene considerati giovani. Se ricordiamo che Tony Blair a 50 anni aveva già completato i due mandati, insomma c'è anche un discorso, ma non significa l'età anagrafica, dal mio punto di vista, un ragionamento personale, è una questione molto, molto relativa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Volevo tornare su questo argomento di colligere, quello che mancava nella tua riflessione, questo emergeva, un punto di incontro. A Tortoreto forse mancava soprattutto questo. Mi è capitato, insomma, anche di partecipare a qualche vostro incontro, a qualche vostra iniziativa, e una delle sollecitazioni che era emersa agli amministratori è quella, insomma, dateci un posto dove poterci incontrare. Questo va a colmare quella che è ovviamente un'oggettiva carenza. Allora, va a colmare? No. Perché comunque abbiamo aperto pochi giorni, neanche una settimana fa, il 7 dicembre abbiamo inaugurato, quindi diciamo che non colmiamo, perché come ripeto il problema sociale giovanile è un problema a mio avviso grave, che non si può risolvere semplicemente con l'apertura di un'associazione culturale, ecco. Però sì, è un primo passo anche verso, secondo me, un'attenzione verso il problema. Perché se, questo devo riconoscerlo, se fino a ieri c'era molta lamentela, sia da parte dei giovani che da parte dei cittadini meno giovani, di questo punto, ovvero che a Tortoreto mancava un punto di ritrovo, una sala polifunzionale, un centro di aggregazione, chiamiamolo come vogliamo, oggi Tortoreto almeno ha un primo passo per iniziare un percorso che io mi auguro non venga fatta solo dalla colligere, ma anche dalla consulta, Tortoreto Merita e tutte le associazioni presenti, non solo a Tortoreto ma anche nei paesi limitrofi, appunto per affrontare questo problema. Quindi per rispondere alla tua domanda, è stato fatto un primo passo, però per colmare questo disagio c'è bisogno di tempo, volontà e impegno costante. Quindi insomma servirebbe comunque un'altra struttura, un'altra organizzazione? Sì, diciamo di sì. Ultimo aspetto per la questione di colligere, il rilancio passa anche attraverso la possibilità, insomma, di fruire, di sfruttare quello che era poi il patrimonio culturale posseduto dall'associazione. Parliamo della biblioteca e anche del Museo della Cultura Marinara, no? Allora sì, perché colligere naturalmente 21 anni fa nasceva da un gruppo di collezionisti, diciamo che l'obiettivo che aveva l'associazione colligere 21 anni fa era diverso, per questo hanno accumulato nel giro di 21 anni una biblioteca da oltre 11.000 libri e un museo della cultura marinara dove si possono trovare sia oggetti di valore oggettivo sia oggetti di valore affettivo, ovvero che magari a livello di denaro non valgono niente, però per un tortoretano è importante. Quindi oggi come oggi noi nella nostra struttura, perché poi in estate, nel mese di luglio, attraverso un consiglio comunale, l'ex presidente Angelo Romagnoli ha donato al comune di Tortoreto, ovvero a tutti i suoi concittadini, tutto questo materiale, rendendolo di fatto pubblico. Diciamo che oggi noi come associazione abbiamo la possibilità di ospitare questa biblioteca di oltre 11.000 libri che si trova proprio insieme al Museo del Mare, quindi ecco, chiunque può venire, vedere se il Museo del Mare, consultare libri, enciclopedie, romanzi, eccetera, eccetera.
Vogliamo ricordare dove si trova l'associazione e in quali orari, insomma, è possibile. Questo è un aspetto anche che va al colmare il fatto, lo diciamo in precedenza, che molti tortoretani hanno sempre sentito parlare di questa struttura, poi materialmente non sapevano nemmeno dove fosse collocata, vero? Diciamo che ci sono state anche un po', non dico di polemiche, ma diciamo un po' di incomprensioni. Sì, perché magari noi ci abbiamo messo comunque 2 mesi per pulire la sede, quindi ci sono stati un po' di contrattempi. Però oggi come oggi potete venire a vedere la sede ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 per poi avere la pausa cena. Andare un attimo a casa e ritornare dalle 9 all'1, oppure il martedì e il giovedì dalle 10 a mezzogiorno in Via Nazionale, ai confini con Alba e Tortoreto, sulla Nazionale, un palazzo di vetro dove era l'ex Veronichi, non penso di fare pubblicità. E niente, anzi io invito tutti, se posso, non solo per partecipare, ma anche per appoggiare il discorso, per arricchire il museo, per arricchire la biblioteca e per donarci... tutto quello che ancora manca, perché comunque, ripeto, è l'inizio di un percorso che io mi auguro serva a Tortoreto e non solo ai giovani. Altro tema e altro giro con gli ospiti. Ripartiamo da Luigi Cardone. L'iniziativa delle primarie delle idee, dei contenuti. Sì. Cosa è emerso? Avete fatto alcune iniziative, 3 se non erro, 3 sì. Incontri pubblici, sentendo la gente. Poi ascoltiamo anche gli altri 2 relativamente a quelle che sono le loro primarie di contenuti e di idee. Allora, noi abbiamo fatto 3 iniziative per quanto riguarda il coinvolgimento delle persone con dei sondaggi. La prima è stata fatta nel giugno scorso e siamo riusciti per la prima volta a iniziare a relazionarci con le persone in piazza, ed è emerso in quella circostanza che veramente c'era bisogno, per quanto riguarda adesso la tematica giovani, di una sala polifunzionale oppure centro aggregativo. Quindi io lo sostengo questa cosa. E in più anche un istituto, un'istituzione dove potesse il giovane anche esprimere le proprie idee, i propri disagi, come appunto la consulta. Quindi sicuramente quello che noi abbiamo appreso dalle persone poi l'abbiamo messo in pratica chiedendo all'amministrazione una consulta, e poi comunque sia Stefano fa parte anche di Tortoreto Merita, anche manualmente proprio, perché Stefano ha preso in mano la situazione proprio del colligere, in questo anzi faccio i miei complimenti. Quindi anche manualmente abbiamo lui, però per noi è anche un valore aggiunto, diciamo, rappresenta anche il nostro gruppo, quindi per me è anche un orgoglio. Ha preso in mano il colligere e ha portato avanti questa avventura, no, del centro polifunzionale, che spero vada a buon fine. Quindi per quanto riguarda i giovani, per quanto riguarda invece altre tematiche, sicuramente il verde è la tematica più gettonata, cercare di riorganizzare il paese da un punto di vista più ambientalista, che quindi anche i parchi giochi, no? I parchi giochi da rivalutare. Qui anche c'è, tutto è collegato, vedi, quando c'è il buon senso, c'è la passione e veramente l'attenzione per il paese, ogni cosa è collegata. Quindi la consulta ha fatto qualcosa sul lavoro, la consulta ha anche proposto per quanto riguarda i parchi giochi anche giochi per disabili. Non è certo una cosa che va a colmare le mancanze dei disabili, però è anche un segnale, quindi vuol dire anche turismo, ambiente, vuol dire parchi giochi, vuol dire anche turismo, vuol dire chi viene qui, anche parchi in cui portare i giovani. Abbiamo proposto tante altre cose, sono uscite poi tra l'altro dai sondaggi. Altre cose che abbiamo fatto, appunto, il sondaggio per quanto riguarda un'iniziativa estiva musicale, denominata appunto Cambia Musica. Noi abbiamo fatto un sondaggio in cui abbiamo chiesto ai giovani più che altro qual è il gruppo di riferimento che avrebbero avuto il piacere di vedere d'estate a Tortoreto, e abbiamo fatto questo sondaggio. È uscito fuori che una cover di Ligabue era la più gettonata, l'abbiamo proposta all'amministrazione, dopo l'amministrazione ha organizzato l'evento. Quindi ecco, l'amministrazione ci ha ascoltato, e a me non interessa se poi dicono che noi siamo vicino all'amministrazione oppure vicino all'opposizione. Per me l'interesse è portare avanti delle tematiche, dei contenuti che poi sono stati realizzati. Ultima cosa, appunto, le primarie dei contenuti. Secondo me è una cosa innovativa, perché mentre altri hanno proposto giustamente, no, perché nel loro statuto, nelle loro idee, le primarie delle persone, ecco,
a me va il bene. Il riferimento del Partito Democratico proprio domenica a livello nazionale ha celebrato l'atto conclusivo di un grande esempio di democrazia quello, anzi per me le primarie dovrebbero essere rese come regola nazionale per ogni partito. Però noi abbiamo fatto un'altra scelta, abbiamo pensato che nel locale è importante sia la persona ma anche i contenuti e quindi cercare di capire cos'è che la gente vuole, cos'è che la gente può aspirare ad avere nel paese, quindi le scuole secondo me in particolare, può essere preso in considerazione con sondaggi di questo tipo, che poi sono sondaggi di democrazia partecipata, che è un tema spesso tirato fuori, ma poi nella pratica non viene messo. Non viene mai applicato. Ricordiamo che questo discorso legato alla democrazia partecipata poi è disciplinato da una legge dello Stato, che poi certo. Dopo i comuni che nel concreto l'hanno applicato sono veramente pochi, nato ovviamente per questioni legate al bilancio, ma sono veramente pochi certo. I comuni che hanno intrapreso questo percorso. A memoria mi viene in mente qui vicino Grotta a Mare, che rappresenta nello specifico ovviamente il punto di riferimento, però in molte altre realtà questo strumento insomma fa a decollare, vero? Sì, è uno strumento particolare perché quando tu fai partecipare le persone è anche opportuno vedere come le persone si relazionano con te come politico, come istituzione. Allora, Grotta a Mare non so come hanno fatto questa cosa, però a Tortoreto devo dire che c'è stata da parte dell'amministrazione un accenno, diciamo, ecco, in questo senso. Io questo lo apprezzo, si può fare di più secondo me. Però ecco, questa democrazia partecipata può essere in questo caso, no, come ne abbiamo fatto, utile per, ad esempio, per un programma futuro elettorale, per esempio. Ma quando tu amministri, quando tu sei stato scelto dal popolo per un programma, quella già è una democrazia partecipata. Allora tu porti avanti dei progetti che sono inseriti nel tuo programma e quindi, a meno che non capitano cose particolari, nuove, su temi importanti, no? Importanti, non so, la discarica oppure altre cose, è possibile secondo me portare avanti una riunione pubblica in cui si chiede alla gente ma cosa facciamo qua, cosa vogliamo fare oppure no. Ecco. Stefano Tini, dalle primarie delle idee sono emerse, lo diceva anche Luigi, degli input e dei segnali da parte dei giovani, ma non solo. Si parlava ovviamente di uno spazio di aggregazione, si parlava di musica ma anche di ambiente. Le nuove generazioni, è una mia idea, una mia sensazione, sono molto più attente alle tematiche ambientali, forse perché in passato sono state messe un po' in un cassetto con troppa faciloneria. Mi fai una domanda difficile, perché comunque diciamo che questo è naturalmente un mio pensiero, diciamo che sì, la penso come te, nel senso che sono state messe troppo da parte. E magari noi anche il 3 giugno, se non mi sbaglio, 2011, sempre 2011, insieme a Tortoreto Merita abbiamo fatto anche un sondaggio di democrazia partecipata per vedere quali erano i problemi, no, concretamente che venivano riscontrati a Tortoreto dai cittadini e come tra i primi risultati uscì la cementificazione incontrollata. Ecco, diciamo magari siamo più sensibili a questi temi perché magari questo è un mio parere, ma magari passando di fronte lì per mi domando ma tra 50 anni qua cosa ci sarà? E questa domanda mi dà risposte che mi fanno pensare e riflettere, perché comunque la fauna, forse abbiamo avuto anche una preparazione scolastica diversa, però comunque ecco, sono problemi che nel momento in cui forse sono problemi più attuali oggi che ieri, magari avere il mare pulito, ieri non c'era questo problema dell'avere il mare pulito, oggi invece dobbiamo lottare per avere un mare pulito contro le petrolizzazioni, contro le discariche abusive, contro molte cose, ma non solo per un discorso, faccio l'esempio del mare, ma non solo per un discorso turistico, anche per un discorso di vita, di habitat, esatto. Ecco. Tornando al discorso di Tortoreto, poi parliamo anche con Giorgio Ripani su questo aspetto, ovviamente insomma si parlava anche di uno sviluppo forse incontrollato qualche anno fa del territorio cittadino, il vantaggio è forse magari che la fascia litoranea è stata insomma è cresciuta fortunatamente, però insomma un po' preservata sul lungomare, spazi verdi, forse magari anche altri spazi verdi da prevedere all'interno, questa è un'altra, sì. Come dire, un obiettivo, no? Che può essere condivisibile. Guarda, sotto questo punto preferisco rispondono i miei colleghi perché sono più protagonisti dell'argomento. Per quanto mi riguarda, credo che
se siamo qui come ragazzi, come persone, come individui, come cittadini che si mobilitano, è perché in comune abbiamo l'amore per il nostro territorio, ne vediamo l'oggettiva bellezza e c'è l'amore verso questo territorio, altrimenti nessuno di noi, diciamo, si rimboccherebbe le maniche, perderebbe tempo e si leverebbe abitudini e magari altri piaceri della vita per andare a spendere soldi e tempo dove i soldi e tempo non te li ridanno. Quindi tipo, io dal profondo del cuore ti dico che tutto quello che viene fatto appunto per un bene comune e una speranza per il futuro. Io prima me lo sono scordato di dirlo, adesso vorrei ringraziare anche gli altri nuovi membri del nuovo direttivo di Colligere, che sono Fabio Di Sabatino, Valeria Bamonti e Luigi D'Annunzio e Manuel Giancola, che hanno partecipato notte e giorno anche loro per la realizzazione dell'apertura di questo centro aggregativo giovanile. Ma li ringraziamo anche, certo, via etere. Giorgio Ripani, Tini parlava del fatto ambientale, ho tirato fuori io l'argomento, si parlava di parchi, la possibilità della fruizione anche ai diversamente abili. Dal tuo punto di vista, ovviamente, insomma, il territorio ha bisogno di prevedere altri spazi verdi, che non siano soltanto limitati al lungomare, ovviamente. Cioè, indubbiamente sì, condivido quanto è stato detto in merito al nostro lungomare, alle nostre bellezze. Io ritengo che il nostro lungomare forse sia uno dei più belli per diversi chilometri della costa. Naturalmente sì, condivido appieno l'idea che nell'entroterra, tra virgolette, vadano previsti degli spazi verdi, assolutamente non vanno tralasciati. Purtroppo, come si diceva, abbiamo avuto esempi di cementificazione piuttosto imponente, ma ci auguriamo che per il futuro questo non si ripeta. Anzi, ma ci auguriamo anche che laddove possibile si possa un po' recuperare a ciò che è stato fatto. Sì, io ripeto, sono d'accordo, perché se la città prevede uno sviluppo, se la città ha bisogno di uno sviluppo, sicuramente va incentivato questo sviluppo della città, ma allo stesso tempo vanno previsti degli spazi verdi. Una domanda flash a ciascuno degli ospiti prima di andare in pubblicità. Voi avete ascoltato la gente, li avete intervistati. Adesso vi chiedo io quale dovrebbe essere, insomma, un obiettivo, al di là di quelli che abbiamo trattato, no? Relativamente al primario delle idee e dei contenuti, cosa avrebbe bisogno Tortoreto? Una domanda a ciascuno di voi. Io sicuramente attenzione per il turismo ancora maggiore, più fondi per la cultura, secondo me, perché poi è tutto collegato, come dicevo. Se il turismo va bene, vuol dire che l'ambiente è un ambiente che è vivibile, quindi ad esempio adesso verrà fatto un depuratore nuovo a Tortoreto, ma anche credo ad Alba, quindi è importante questo. Io credo che puntare noi come località turistica sul turismo è la prima cosa, secondo me, e quindi vuol dire, ma turismo vuol dire valorizzare le nostre bellezze artistiche e storiche. L'amministrazione cultura, l'amministrazione attuale con l'assessore Ricchi, secondo me lo sta facendo in questo senso. Iniziative di qualità che valorizzano i quadri, valorizzano lo storico e non solo, anche Cardinale, assessore, ha detto a queste cose. Valorizzare l'ambiente quindi vuol dire parchi belli, vuol dire aumentare i parchi, valorizzare quelli che ci stanno, perché non dimentichiamo che abbiamo anche altri parchi già, potrebbero anche essere valorizzati. Anche le scuole, secondo me, le scuole devono essere, secondo me, rifatte, perché giustamente non sono all'altezza. Però ecco, tutte quante le scuole d'Italia, non credo che sia una norma che non siano tutte queste. Poi dopo sul tema delle scuole, dopo la pubblicità, apriamo un capitolo a parte. Stefano Tini. Allora, io non voglio entrare nelle questioni politiche, perché preferisco non addentrarmi ai dettagli. Quello che sicuramente voglio poter dire, che secondo me Tortoreto ha bisogno, è di dialogo, partecipazione e collaborazione tra le parti politiche, perché questo è un annuncio che faccio a tutte le liste che si proporranno, tutti i politici che verranno. C'è bisogno di non farsi la guerra, ma c'è bisogno di capire che siamo tutti tortoretani e che quindi ci sono dei problemi oggettivi che vanno risolti, indipendentemente se vengono risolti da partiti di destra, partiti di sinistra, movimenti, eccetera, eccetera. C'è bisogno di dialogo, di comprensione, di diplomazia, secondo me.
Una riflessione, figlia anche della considerazione che faceva Luigi Cardone, no? Relativamente insomma al turismo, ma Tortoreto è una cittadina turisticamente interessante per i giovani o no? Questo è un altro aspetto che mi piace insomma analizzare confrontandomi con chi insomma fa parte di un'altra generazione rispetto alla mia. Allora, nel mio avviso Tortoreto, ripeto, io amo Tortoreto, quindi per me Tortoreto ha degli attrattivi, ma non si finisce mai di migliorare, insomma, cioè abbiamo, se devo entrare in dettaglio, abbiamo degli orari da notturni, serali da cambiare, abbiamo delle attrazioni da rivedere, abbiamo delle fasce orarie da cambiare, ci sono molte cose che si possono fare per migliorare, anche la butto lì, anche perché è stata fatta con Tortoreto Medico, si è proposta, anche dei megafoni che nel primo pomeriggio informano sulle attività serali, potrebbe essere già anche un qualcosa in più, no? Sono il classico publifono che insomma, esatto, ad Alba, esatto, esiste, a Tortoreto insomma è una carenza. Come no? Esempio, ma ne potrei fare milioni, però secondo me se le parti comunicano, le idee, queste idee sul territorio ci sono, e sono solo da raggruppare, mettere insieme e portare avanti, secondo me. Giorgio Ripani, un'idea per migliorare Tortoreto, poi dopo andiamo in pubblicità. Un'idea è poca, perché come si diceva è sempre meglio, non si finisce mai di migliorare. Condivido la valorizzazione delle bellezze, condivido il potenziamento del turismo e non ultimo un centro di aggregazione che sia propriamente comunale. Tutti progetti che comunque la Consulta sta studiando in questo momento. Un centro di aggregazione che potrebbe contemplare la possibilità insomma di avere anche una sala teatro, questo sarebbe... Esatto, proprio lì, biblioteca naturalmente, ma anche sala polifunzionale, perché no? Insomma, questa è una carenza insomma che riguarda non soltanto Tortoreto ma anche altre realtà, sì, sì, costiere insomma. Bene, noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità, ci rivediamo tra qualche istante. Ma voi scherzate, se poi... Di nuovo assieme con i nostri ospiti, giovani e partecipazione era il tema di questa puntata di DJ Magazine. Riprendiamo con Luigi Cardone. Abbiamo affrontato varie tematiche, poi torneremo ad analizzare alcuni aspetti legati alle vostre singole esperienze come associazione, come consulta. Indubbiamente lo si avverte anche quotidianamente. Uno degli interessi principali riguarda insomma le amministrative del prossimo anno. Tortoreto nel 2014 si tornerà al voto. Abbiamo già affrontato, toccato in maniera marginale alcune tematiche. Ovviamente insomma da parte vostra c'è comunque come associazione un interesse specifico. L'idea qual è? Di fare una propria lista, di partecipare o di trovare dei punti di contatto con quelli che potranno essere gli schieramenti in competizione? Allora, iniziamo in ordine. Sì, c'è questa possibilità appunto di... scusami, tu parlavi appunto di prossime elezioni comunali, ok, però quello che dico io è che noi di cosa parliamo? Di persone o di contenuti? Noi qui dobbiamo capire che la politica non è fatta solamente di persone, anche di contenuti che ha quella persona. E allora quando sento e leggo, no, adesso che stanno nascendo gruppi, non solo, mi piace perché fa piacere, perché è democrazia e quindi vuol dire che abbiamo idee, però io le idee ancora non le ho lette molte, ecco. Allora quello che noi abbiamo fatto invece è partire dalle idee, nei contenuti, ascoltando la gente, quindi non arrogandoci il diritto di dire quello che si deve fare e poi vedere, valutare. Non credo che faremo una lista, assolutamente. Se qualcuno di noi si candiderà in qualche lista, a me farà piacere, sono felice, anzi lo sosterrò pure, però attualmente non abbiamo fatto nessuna scelta, nessuna decisione nel gruppo, anche perché poi io sono qui che rappresento tante persone, quindi rispondo a loro. Se loro vorranno fare una lista, va bene, io consiglio di no, consiglio, perché secondo me siamo ancora immaturi come gruppo, però come persone, sono persone secondo me che potrebbero candidarsi in qualche lista. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che poi quelle persone dovranno condividere un programma, dei contenuti, e quello che noi stiamo facendo poi potrebbe anche essere utile per quella persona per portare avanti in quella lista dei contenuti, delle cose da far poi realizzare. Questo è quello che dico io per quanto riguarda contenuti, amministrative e noi stessi come gruppo civico. Certo, come gruppo civico, diceva, sicuramente io sconsiglierei il fatto di fare una lista, anche perché insomma potrebbe essere una cosa abbastanza, tra virgolette,
impegnativa. Degli abboccamenti ci sono stati con qualche forza politica in questo momento, fermo restando insomma che in parecchie iniziative, insomma, voi siete sempre presenti, sì, sia di destra che di sinistra, insomma, no? Ma io credo che i giovani, noi siamo più che altro giovani, non debbano rottamare le persone più anziane, debbano prendere consigli dalle persone più anziane. Ecco perché noi facciamo incontri pubblici in cui invitiamo tutti quanti, in cui andiamo a parlare nel PD, andiamo a parlare nel PDL, PDL non lo so se c'è Tortoreto, sì ci sta, però non ho visto mai iniziative, no, del PDL, però anche il 5 Stelle, facciamo parte anche del 5 Stelle, no? Andiamo lì a partecipare. Quindi per me la politica è fatta così, di condivisione di idee, se ci sono. Se non c'è una condivisione non fa niente, c'è rispetto però, io non attacco mai le persone diciamo, nella loro vita personale, in quello che hanno. Io posso giudicare in base a quello che dicono politicamente. E quindi se ad esempio il PD o altri partiti non mi piace diciamo, come dicono e quello che dicono, non posso certo far parte di quel gruppo, ecco. Io così la penso, in questo senso. Quindi il confronto deve essere soprattutto sulle idee, sui progetti, su quello ci sediamo e ragioniamo. Questa è la situazione. Dopo è anche importante vedere la persona, perché nel locale è importante anche la persona. Infatti io, per esempio, nel nazionale o anche nel regionale, io ho sempre votato la persona, perché per me, dico una cosa forse che non è bella, al nazionale per me non c'è speranza. Perché per me il nazionale ormai è un sistema in cui vanno avanti degli interessi, anche in Europa purtroppo attualmente, che poi non vanno poi veramente a tutelare le categorie, che possono essere anche categorie forti, ma tutte le categorie. E quindi io, quello che penso io, è che noi dobbiamo tutelare la nostra regione, la nostra provincia, il nostro comune. Farlo con delle idee, con dei contenuti, anche con la persona, come dicevo prima, no? Perché nel locale è importante il contenuto ma anche la persona, quindi se quella persona ha buoni contenuti, però poi conoscendola non è forse una persona che mi può aspirare fiducia, quindi mi prende in giro, allora non va bene. No? Poi dopo lo approfondiremo ulteriormente questo ragionamento. Stefano Tini, ovviamente oltre a essere presidente dei collegi, fa parte dell'associazione Tortoreto Merita. Luigi diceva, insomma, è anche, come dire, difficile e complicato pensare di poter fare una propria lista, però magari qualcuno di noi potrebbe essere espressione all'interno di qualche lista. Con quali obiettivi? Proviamo a immaginare magari che qualcuno di voi possa comunque, insomma, candidarsi alle prossime amministrative. Quali potrebbero essere gli input da lanciare, insomma? Fermo restando, insomma, che Luigi parlava della necessità di trovare, oltre a una condivisione con la persona, ma anche su ragionamenti comuni relativamente a alcuni aspetti di natura progettuale. Ti metto sempre in difficoltà. In difficoltà perché comunque mi metti in una situazione dove devo come dire, prendere posizione sotto un certo punto di vista. Con Tortoreto Merita, io faccio parte anche di Tortoreto Merita. Come dice Luigi, nel nostro progetto non c'è al momento un progetto di candidatura, perché come dice Luigi siamo ancora acerbi, diciamo, politicamente, anche se mi riconosco e penso anche loro che in 2 anni siamo maturati tantissimo politicamente, cioè nel senso siamo cresciuti, siamo maturati, e tante volte non è per essere arrogante o presuntuoso, ma abbiamo fatto meglio di chi in politica ci sta tanti anni. Se io dovessi o potessi avere un ruolo nell'amministrazione comunale, beh, ce ne sono tante di cose da fare, dalle, come diceva prima Luigi, dalle scuole, al mare, al demanio pubblico, qualsiasi ambito. Cioè, quando, secondo me questa è anche una cosa da dire, perché vedo lì giovani e partecipazione, no? Secondo me a chi ci ascolta da casa deve arrivare il messaggio che i giovani partecipano e si danno da fare in certe occasioni, proprio perché vedono il disinteresse o l'attenzione su altre problematiche da parte della classe dirigente, non di questa amministrazione o quell'amministrazione. Parliamo in termini più generali. Di generale, capito? Cioè, anche guardando un TG, anche leggendo un giornale, quando lo leggi da giovane dici, ma tutti i problemi che ci stanno, a che stanno a pensare questi? Cioè, a cose che... E quindi, quando... E su questo io vorrei ricollegare a Luigi, soprattutto nella partecipazione, perché a parlare non è per fare demagogia, però a parlare è facile, perché nel momento in cui si deve proporre,
E là scatta il difficile, il momento in cui tu devi proporre l'alternativa che scatta il difficile. E quando noi giovani facciamo un'alternativa, diamo un'alternativa, tu adesso mi chiedi quali, cioè io ti potrei rispondere tutto e niente, perché potrei fare il gioco del vecchio politico che ti dà delle risposte che potrebbero essere: ah sì, è vero, quello è da fare, quello è da fare, quello è da fare, però poi come si va a fare questa cosa? Cioè le scuole sono da fare, sono veramente d'accordo, ma come, dove, quando, chi, perché? Cioè sono quesiti che devono avere una risposta e che oggi non ci sono queste risposte. Bisogna trovarle, ma come nella scuola, come nella pulizia del mare, del problema idrogeologico che, no, che c'è, come la sicurezza. Io adesso sento parlare addirittura di chi vuole rimettere in moto le ronde, no? Ricacciare questa usanza. Quindi ci sono diversi problemi che vanno affrontati. Perché poi il popolo è difficile da gestire, no? Accontentare tutti. Quindi, poi questo è il mio parere, per me chi è in comune amministra, non comanda. Quindi dovrebbe sempre, e per quello io sono fiero di far parte di Ortodomete, perché comunque noi nel nostro gruppo facciamo partecipare il cittadino in primis, non prendiamo decisioni. Proponiamo, diamo un'idea, accogliamo le critiche costruttive, le proposte, le assembliamo e ci facciamo uscire una proposta che pensiamo sia condivisa da tutti. Guarda, se proprio deve essere stringere su quello che secondo me è un problema serio a Tortoreto, è, ripeto, la collaborazione tra le parti, anche tra albergatori e ente, anche tra le varie associazioni. C'è bisogno di dialogo, perché Tortoreto io penso che ha un patrimonio umano molto maggiore rispetto agli altri paesi, e questo patrimonio umano di attivisti, di appassionati, di gente che si dà da fare nel proprio lavoro è da valorizzare e promuovere, secondo me. Giorgio Ripani, dall'esperienza che si sta poi concretizzando, consumando in questo momento con la consulta giovanile, ha un'idea, immaginiamo, futura, insomma, di avere invece un ruolo a livello amministrativo. Lo diciamo in precedenza, molte volte, insomma, nella composizione delle liste a livello locale, non parliamo soltanto di Tortoreto, ma anche di altre realtà territoriali, poi dopo i giovani vengono messi, magari, come semplici pedini, no? Esatto, come succede col discorso legato alle parità di genere, perché c'è un obbligo che i giovani molte volte vengono usati come parafulmine, no? Questo forse è il rischio che si può correre. Beh, sì. Stefano Tini sorride su questo tema. Poi dopo lo sentiamo anche lui, sentiamo anche sì, lui. Purtroppo questo accade anche troppo spesso, talvolta i giovani sono collocati all'interno delle liste anche per dare appunto un'immagine. Io penso che con questa amministrazione si sia iniziato un cammino di integrazione, di collaborazione con i giovani, di voler ascoltare i giovani, quindi penso che chiunque amministrerà in futuro debba continuare questo cammino. Quindi noi della consulta ci affacciamo, tra virgolette, alle prossime elezioni amministrative con la speranza che si possa proseguire questo cammino di collaborazione tra la consulta giovanile e qualsiasi amministrazione arriverà, insomma, in municipio. Da statuto la consulta che tipo di durata temporale ha? La consulta in sé non ha una scadenza temporale, mentre naturalmente le cariche, il direttivo ha una scadenza biennale, quindi fra un anno e mezzo si terranno le nuove elezioni. Su questo tema volevo sollecitare Stefano Tini, che sorrideva quando io... Ho visto pure Luigi sorridere, no, perché è verissimo, cioè nel senso, spesse volte, no, nelle liste viene messo il giovane, che senza legarlo anche noi, no, ci sono state fatte, venite con noi, no, le proposte, ma non ha senso, perché... Quello per catturare il voto giovanile, cioè, ovviamente. Ma anche uno strumento, a mio avviso, è anche una strumentalizzazione del politico esperto, perché comunque per far bruciare un ragazzo, bruciare nel senso che non lo puoi far più candidare, e vai a spegnere un interesse, una passione che invece potrebbe fruttare. Perché io vorrei ricordare Federico Di Lorenzo, che era presente in questa amministrazione, che poi se n'è andato per dei motivi che non sono mai stati chiari, comunque non voglio essere io a chiarirli. Però comunque da dispiacere vedere un giovane che abbandona, che getta... Io penso che Federica abbia gettato la spugna, anzi. Però ecco, io penso che i giovani debbano crescere, debbano maturare. Io personalmente, come anche gli altri, abbiamo deciso di non candidarci perché penso che dobbiamo crescere, dobbiamo conoscere meglio il territorio, tutto quanto. Poi magari che vedi un ragazzo all'interno del Consiglio Comunale che, come si dice in dialetto, nacconde e n'accuse, no, non ha senso. Non, è una cosa che è, a mio avviso non è produttiva, è controproduttiva, perché fa perdere sia le speranze di un giovane
ti fa vedere come se tu vai a finire là, come diventi, e non è un bel vedere. E allo stesso tempo dici, ma anche se io riuscissi ad entrare all'interno dell'amministrazione, cosa conterei, che potrei fare? Quindi ecco, io sorridevo perché è una presa in giro quando ti vengono a chiamare, quindi un appello ai giovani, non solo del mio paese, ma di tutti i paesi: resistete, fate forza tra giovani, perché il tempo nostro non è ancora arrivato, ma faremo forza, saremo forti. Un altro tema locale, prima di approfondire alcune tematiche invece a livello nazionale. Parlavamo di scuole, forse una delle priorità a Tortoreto è rappresentata dalle scuole, se ne parla da decenni, amministrazioni insomma che hanno costruito i loro programmi elettorali sulla realizzazione di nuove scuole, poi tutte le dinamiche di natura economica e edilizia sono mutate. È altrettanto vero che in questo momento, parliamo del Lido ma anche del paese, gli studenti vanno in scuole che non sono adatte, al di là dei problemi legati alla possibile sicurezza, ma probabilmente l'aspetto didattico concepito in maniera moderna mal si concilia con questi locali. Un'idea personale, Luigi Cardone, su come potrebbe essere affrontato il tema scuole. Io veramente nelle scuole di Tortoreto non ci vado più, per mia fortuna. Però ecco, devo dire che c'è... Però anche, pensiamo anche alle nuove generazioni, anch'io sono andato in quelle scuole, infatti, anche chi mi ha preceduto, e sono ancora lì. Sono ancora lì. C'è stata la possibilità di fare delle scuole nuove, dopo non è stata più presa quella strada nelle passate amministrazioni, per tanti motivi è stata bloccata quella cosa. Io, informandomi e ascoltando le varie parti, ho capito che forse c'era una speculazione nel vendere alcuni terreni, eccetera, quindi forse è stato anche fatto bene questa cosa, in maniera giusta. E adesso però c'è questa esigenza che resta, e quindi dobbiamo rifarle queste scuole, dobbiamo rifarle, dobbiamo capire come, dove, con quali soldi, anche perché dobbiamo ricordare che qui c'è un patto di stabilità che limita anche le amministrazioni. Ecco l'Europa cosa sta facendo, no? Io non sono contro l'Europa, sono contro questo tipo di Europa, che non dà l'opportunità poi a un'amministrazione di investire, di utilizzare i propri soldi, oppure di fare degli investimenti a lungo termine. Allora, le scuole, ok, va bene, tutti vogliamo le scuole, però come vogliamo fare queste scuole, come ci riusciamo, va bene il patto di stabilità, eccetera. Quindi sono questioni da vedere insieme, ecco perché dico, occorre anche che il giovane si mette a dialogare, a parlare con la persona più esperta, anche il professionista, per capire come trovare la strada per quella soluzione. Il giovane, infatti, non deve essere strumentalizzato, ma deve cercare di conoscere, di sapere, e poi poter avere anche voce in capitolo in un'amministrazione, in qualsiasi luogo, anche in un'associazione, ecco. Perché poi va a finire, no, che sta lì e non conta, appunto, e non accusa. E allora anche questa nuova moda, no, delle donne in politica è un tema delicato, che io ho una mia idea, la vorrei dire, perché siamo curiosi di ascoltarla. Le donne, secondo me, hanno delle grandi qualità, hanno degli interessi. Io non vedo molte donne in politica, noi siamo maschi qui, no? Siamo persone maschi, uomini. Allora dobbiamo capire se la donna ha interesse o no a stare in politica. E secondo me la donna, con questo nuovo modo di fare politica con le proprie preferenze, non viene valorizzata, viene strumentalizzata, secondo me. Perché siamo passati forse probabilmente da un eccesso all'altro. Accesso all'altro. Perché io credo che la donna oggi, anche prima di questa legge che permette appunto la doppia preferenza di genere, quando tu vai a votare per le amministrative, ha già gli strumenti per potersi unire e contare nei vari luoghi. Certo, dal punto di vista societario lì posso capire le quote rosa, però dal punto di vista politico io non lo capisco, anzi sono contrario. Sono contrario assolutamente, perché la donna può unirsi, può fare un'associazione di donne, può avere peso politico, forse perché hanno altri interessi, ma non è che noi siamo l'interesse giusto. La donna e l'uomo, secondo me, hanno interessi diversi, hanno virtù e qualità diverse, e insieme si colmano. Anche perché poi dobbiamo capire, poi è un tema più grande, quindi no? Anche il rapporto uomo-donna, no? La famiglia, se regge anche con un rapporto simmetrico e non complementare, eccetera, eccetera. Quindi è un tema difficile. Anche però, un discorso probabilmente anche di natura culturale. Certo, se noi proviamo ad immaginare quella che è la nostra società con quella che è tipica delle società
comunque del nord Europa, laddove insomma forse in alcuni momenti storici si è posto il problema contrario delle quote blu, cioè nel senso che erano tante donne, ma non soltanto in politica, anche alla guida delle aziende, delle associazioni, cioè un discorso molto più ampio. Certo. Su questo tema anche Stefano Tini, sei d'accordo con quello che dice Luigi Cardone, poi parliamo anche di scuole. Tu dici sul riguardo delle donne? Sì, su questo vieni d'accordo, ma non anzi. Cioè, io sono, come dice Luigi, per incentivare, io quando parlo di giovani o individui, cioè io sono uno psicologo, per me maschio o femmina non fa differenza. Sono interessi, cioè come magari il rugby o il calcio può piacere di più a un maschio, ma non per questo non deve piacere alle donne, cioè, perché così sembra un discorso di sessisti malati. No, è semplicemente un guardare i fatti, come dice Luigi, nel senso le opportunità ci sono. Magari ha assolutamente ragione Luigi, nel senso magari a livello societario, no, uno può dire la donna non ce la metto di entrare nel partito perché... Però comunque dando questa impostazione è una strumentalizzazione, cioè alla fine magari il maschio bravo rimane a casa, la donna incapace va a governare, ma non è un attacco, non voglio che venga frainteso come un attacco alla donna, come un essere inferiore assolutamente. Non farei una differenziazione tra uomo e donna, ma tra capacità migliori e peggiori. Cioè, io penso che il capace o donna o uomo debba abbia gli strumenti per crescere, per combattere. Quindi è una questione, come dice Luigi, di volontà. Secondo me. Prima delle scuole, Giorgio Ripani, su questo tema anche. Sì, io penso di avere la visione ancora più estrema di quella dei miei colleghi. Io ritengo infatti che parto dal presupposto innanzitutto che per la mia generazione uomo e donna sono assolutamente uguali. E proprio partendo da questo presupposto ritengo che, anzi, si stia facendo con questo tipo di leggi una discriminazione indiretta, cioè si sta in qualche modo facendo passare la donna come veramente inferiore a tal punto da aver bisogno di alcune leggi che favoriscano l'ingresso della donna nelle amministrazioni, nei partiti politici, eccetera. Quindi io sono ancora più estremo in questo tipo di tematica. Ritengo che assolutamente si stia facendo una discriminazione inversa. La donna ha le potenzialità senza bisogno di queste leggi che in qualche modo la favoriscono. Deve emergere da sola. Esatto, non c'è bisogno della norma. C'è bisogno di un aiuto. Esatto, io proprio questo. Penso che sia, tra virgolette, anche offensivo il fatto che la donna debba sentirsi dire che ha bisogno di una norma specifica per accedere a determinate cariche. Tema scuole. Tema scuole, se non sbaglio, il 56 sono quelle scuole, sono sicuramente da rifare al 100%. Poi spero anche il prima possibile, perché comunque le generazioni passano velocemente. Anche se, dal mio avviso, il contenitore nella scuola, soprattutto il contenuto, è molto più importante del contenitore, o meglio, inutile facciamo le scuole nuove con l'aula teatro, l'aula multimediale e poi non ci sono professori competenti, non c'è una buona direzione dei dirigenti scolastici. Quindi ecco, oggi come oggi so per esempio che la preside di oggi della scuola di Tortoreto ne sento parlare molto bene da tutti quanti. Quindi ecco, le scuole sicuramente, ma non per una questione di computer o aule multimediali, semplicemente per una questione di sicurezza, per facciamo le corna, una scossa di terremoto, insomma un posto dove i ragazzi sono al sicuro, ecco, ma non altrimenti. Io personalmente non vedo il cambiamento se fai in una scuola del 2000 o una scuola del 50, l'importante è che l'insegnante sia una brava insegnante. Per quanto riguarda la sicurezza invece il discorso è completamente diverso, allora lì sì, c'è bisogno di scuole nuove, di una ristrutturazione, di una completa... Ma faccio una riflessione ulteriore, probabilmente un nuovo edificio scolastico, un campus come si parlava in precedenza, consentiva o avrebbe consentito, consentirà tutto di avere il tempo pieno e poi magari di legare sia l'attività didattica con le attività sportive. Questo forse è un elemento insomma anche interessante. Beh, io da giovane credo che la cosa più bella sia per i giovani che per i genitori sia un posto dove i figli vengono accompagnati la mattina, perché purtroppo sono anche che i genitori o no magari gli operai. Uno porta il figlio la mattina, lo va a riprendere magari alle 6:30, ma non che lì è stato a studiare, lì ha fatto sport, ha studiato, è stato con gli amici e torna a casa e può fare tutto. Ma questo penso sia proprio una questione di civiltà, no? In un paese civile ci si aiuta tra tutti, ognuno ha il suo ruolo, ognuno aiuta il genitore a mantenere il figlio e tutto quanto.
Io mo, una piccola parentesi, perché due cose vorrei dire. Una riguardo i tablet, nel senso, cioè, tendo la proposta per i tablet, però secondo me il cartaceo è il cartaceo, nel senso, benissimo imparare a usare i tablet, benissimo imparare a usare il computer, però il focus che ti dà il libro, no, è un'altra cosa. E in più volevo dire anche che riguardo il campus, cioè lì doveva essere fatto questo campus, però ci sono, anche parlando, no, con le diverse parti politiche, non si riesce a capire perché non è stato fatto questo campus, perché chi l'ha proposto dice che è stata l'opposizione a, chi l'ha ostacolato dice che no, guarda, quelli non hanno più potuto fare perché gli si è complicata la storia, quindi non si riesce a capire. Però io, come diciamo in ogni occasione, mo, indipendentemente di chi è la colpa riguardo al passato, facciamo le stesse scuole nuove, che ce n'è bisogno a Tortoreto. Anche Giorgio Ripane sul tema scuole. Beh, negare che Tortoreto abbia bisogno di scuole nuove sarebbe una bugia. Io sì, sono favorevole a delle strutture nuove. Mi piacerebbe personalmente che mantenessero la posizione centrale che attualmente hanno nel Lido, ma anche naturalmente a Paese. Ciò che appunto, quando si parlava di questo campus, io frequentavo ancora appunto le suddette scuole. Però, naturalmente, mi sono informato, come diceva appunto Luigi, si era paventata l'ipotesi di eventuali speculazioni. È naturale, sappiamo che quanto costi oggi realizzare una struttura a norma. Quindi, più che degli accordi tra i privati, tra comune e privati, che ormai rappresentano un po' la normalità all'interno delle amministrazioni comunali, preferirei che si potesse attingere a dei fondi regionali, nazionali ed anche europei, oltre a quelli comunali, per realizzare una scuola. Quindi una scuola, diciamo, realizzata con fondi totalmente pubblici, per così dire. Una delle critiche che era emersa poi in quel momento storico nel quale si progettava la nuova scuola era la collocazione, esatto. No? Nella sua riflessione diceva, per me le scuole dovrebbero rimanere al centro, invece lì tutta l'attività didattica, anche delle zone periferiche, sarebbe stata poi accorpata alla zona sud. Esatto, io condivido pienamente l'idea appunto di mantenere le scuole centrali, un po' perché cosciente di una carenza che forse ha Tortoreto Lido. Tortoreto Lido in qualche modo non ha un centro vero e proprio, come si può configurare in altri comuni. Quindi già spogliando il Lido delle scuole, della centralità delle scuole, un po' anche quelle poche attività che ci sono andrebbero un po' a perdere anche il loro sostentamento magari. Quindi io penso che la scuola sia la base di partenza per realizzare un vero e proprio centro all'interno del Lido. Un'altra pillola con ciascuno degli ospiti. Esiste ancora il campanile a Tortoreto, tra le nuove generazioni? Viviamo in una zona in cui ci sono, la questione del campanile, insomma, ha rappresentato un po' una costante in Val Vibrate, ma devo dire che anche la mia generazione insomma ha sempre un po' sofferto questo campanile tra Tortoreto Lido, il paese e le zone periferiche. In questo momento esiste ancora? Che percezione avete voi, con i vostri coetanei? Io non l'ho mai sentita questa percezione. Forse quando giocavo a calcio da piccolino, forse lì, ma adesso è assorbita, fortunatamente. Secondo me è assorbita, non c'è nessun, anzi, ci si unisce. Infatti, in consulta, ma anche nel gruppo nostro, in collegio, penso ci sono persone che abitano sia al Lido che all'Alto, anzi. Certo. Stefano Tini? No, come dice Luigi, nel senso, ormai veramente, cioè nel senso, io penso che tra di noi ci sentiamo amici, anche chi è di Alba e chi è di Tortoreto, cioè nel senso, tra Tortoreto Alto, Tortoreto Lido, siamo tutti tortoretani. Volevo solo rispondere, volevo solo aggiungere un'altra cosa, che in questo non sono d'accordo con te, cioè, sulle scuole, nel senso che secondo me spostarle in un luogo centrale magari potrebbe creare più, cioè giù io preferisco giù alla zona sud perché sta vicino ai campi sportivi, vicino alla zona sport. Forse sotto questo aspetto sì, in effetti sulla questione sportiva, cioè nel senso poter fruire di strutture sportive già esistenti potrebbe essere in effetti un'idea. Era proprio quella, insomma, di utilizzare un terreno comunale vicino agli impianti sportivi. Sì, sì. Questione del campanile. Ma guardi, per me, io le spiego, sono collocato geograficamente a metà tra il Lido ed il paese, onde per cui non mi sono sentito mai né troppo del Lido né troppo del paese, ed ho amato entrambe le parti allo stesso modo. Sì, c'è stato questo atteggiamento in passato, forse sì, è un retaggio delle vecchie generazioni, ma come i miei colleghi mi auguro che non ci sia. Mi sento un po' di contraddirli perché in parte lo vedo, però penso possa essere superato tranquillamente. Devo dire che la politica
quasi sempre alimenta questa sorta di campanile, magari adesso un po' meno, ma in passato insomma c'è stata anche una disputa tra chi il sindaco doveva essere una volta del leader del paese. Sembra un discorso figlio di vecchi tempi, in realtà poi è molto vicino a noi. Non manca molto alla fine, due nuovi giri con gli ospiti, parliamo di questioni di politica nazionale, un'idea che avete su Renzi. Renzi per me è un grande uomo di spettacolo, che sa parlare, spettacolo politico diciamo, no? Perché certo, bravo, certo. Non in senso negativo, in senso mass mediatico diciamo, no? Sa parlare, sa toccare bene i temi che deve toccare. Personalmente in quel senso avrei preferito Cooperlo se avessi votato il PD. Ha delle idee sulla moneta che non ho mai capito, anche perché per me è importante capire una persona che idea ha sulla moneta, se vuole cambiare questa roba oppure no. Questo è importante per me sul nazionale. Quindi su Renzi ho stima come politico perché sa parlare ed è bravo, però come contenuti non mi piace molto. Stefano Tini. Sulla nazionale è difficile, cioè nel senso è un argomento che uno può parlare per ore e ore ma non dire niente, nel senso che a livello nazionale innanzitutto credo che noi cittadini italiani dobbiamo capire se noi ormai siamo sotto uno Stato italiano o sotto uno Stato europeo, innanzitutto, cioè nel senso se noi da chi prendiamo gli ordini. Riguardo Renzi, io personalmente non mi piace il Partito Democratico, quindi non avrei approvato qualsiasi candidato perché non mi piace proprio come partito. Però ecco, a livello nazionale c'è purtroppo, sì, secondo me il nazionale si porta dietro i postumi del ventennio, si porta dietro, quindi sarebbe già anche se magari cambierebbero gli attori, ma la musica sarebbe la stessa, però almeno si rigenera un po'. Già è qualcosa, capito? Perché sennò così, io infatti oggi no, magari vedendo anche qua su in televisione c'erano i movimenti dei forconi che bloccavano, quello è sintomatico di un popolo, e quindi a livello nazionale è difficile scegliere, perché comunque abbiamo un movimento, no? Ti parlo sempre da cittadino ormai, no? Quindi abbiamo un movimento che magari io personalmente apprezzo i parlamentari, ma non apprezzo i guru, no? Cioè sono invece i partiti che magari posso apprezzare la forza che hanno a livello europeo e internazionale, però poi non mi piace il modo di agire interno. Quindi volendo o non volendo, io personalmente mi ritrovo ancora senza rappresentanti, ecco. L'idea su Matteo Renzi, poi parleremo anche un altro veloce giro sui grillini anche. Matteo Renzi, condivido l'idea di Luigi in quanto indubbiamente Matteo Renzi è un grandissimo comunicatore. Naturalmente finora era rimasto un comunicatore, ora avrà la possibilità, avrà la possibilità di mettere in pratica ciò che finora ha detto. Potrebbe rappresentare una speranza per questo paese, questo sì, con qualche personale perplessità inerente il fatto che su determinate tematiche appunto non si è ancora esposto, quindi non ha manifestato il proprio orientamento su determinate tematiche, quindi diciamo in attesa di giudizio. Ripartiamo proprio da Giorgio Ripani invece. Uno degli aspetti che hanno connotato l'ultima campagna elettorale, che sembra lontana anni luce, parliamo del nazionale ma soltanto di qualche mese fa, riguarda l'esperienza dei grillini. Che idea vi siete fatti voi? Al di là, non voglio chiedere quella che è la vostra collocazione politica, le vostre idee politiche, però insomma una riflessione, un giudizio sul movimento dei grillini. Ma guardi, il Movimento 5 Stelle è sintomo di un malessere che nel paese si vive, che è un malessere che tutti quanti indubbiamente possiamo constatare, se non personalmente tramite esperienze di amici. Ciò che non mi piace è l'atteggiamento con cui ci si pone e determinate gestioni che questo movimento ha. Ripeto, l'idea di fondo è buona, non condivido la gestione del movimento e non condivido anche determinate idee. Stefano Tini. Io ripeto, io seguo molti parlamentari del Movimento 5 Stelle che mi piacciono moltissimo, però poi purtroppo nel Movimento c'è da fare un'enorme distinzione, a differenza dei partiti invece, c'è da fare un'enorme distinzione tra locale e nazionale, perché se nel nazionale secondo me il Movimento può fare molto, a livello locale poi si perde nei bicchieri d'acqua, perché secondo me purtroppo ha persone per scelta, no, di percorso del Movimento, ha delle persone non incapaci perché sono stupide, ma non hanno esperienza all'interno dell'amministrazione, all'interno della macchina burocratica, e quindi
per loro è molto facile essere fregati dal politico esperto. Questo a livello locale, perché a livello nazionale io riscontro, cioè, dei bei discorsi, delle belle proposte, delle belle azioni. Poi però a livello locale, a me personalmente, ma non ti parlo di Tortoreto in caso isolato, magari anche Alba, infatti l'anno scorso anche Alba, il Movimento 5 Stelle ad Alba non ha fatto... Sì, a distanza di poche settimane dalle politiche alle comunali c'è stato un trabasso di voti, esatto, enormi, no? Esatto, perché, e quello penso sia dovuto al fatto non tanto nella qualità della persona come fisica, ma come nel politico come persona, capito, che si va a buttare in un mondo che magari non gli appartiene, e questo al votante fa paura. Perché dice, vai tu, così vado io. Luigi Gardone sui grillini sul Movimento 5 Stelle. Il movimento è un movimento da considerare per quello che dice pure, perché la protesta io vedo che comunque sia anche accomunata a dei contenuti. Contenuti io non li condivido personalmente, perché comunque sia vengono detti anche in maniera sbagliata. Grillo usa parole violente, secondo me, che poi però non riesce a comunicare in maniera, diciamo, moderata. Quindi chi dopo fa parte di quel movimento spesso e volentieri, no, si sente santo, invece gli altri sono i diavoli. Io credo che invece, e questo lo dice anche Orwell nel suo libro, no, La fattoria degli animali, no? Io non credo che la politica sia fatta di santi e di diavoli. Ogni gruppo ha i suoi santi e i suoi diavoli, no? Quindi se adesso cambieranno il governo, non è detto che sarà un governo migliore. Anche lì dentro avremo delle persone che faranno degli errori, eccetera, eccetera. Quindi a me non piace come distingue, no, le persone tra santi e diavoli. A livello locale, no, come diceva Stefano, è difficile poi, no, anche relazionarsi, perché una volta che tu dai questa mentalità diventi quasi assolutista. Cioè, io non tratto con te perché tu sei vicino a, perché tu non stai con me. È difficile dopo portare avanti, dopo quello che dicevo io, no, i risultati, i contenuti insieme. Abbiamo iniziato questa trasmissione parlando di rinnovamento, di giovani, di politica e partecipazione, però c'è un altro aspetto che poi si lega anche ad alcune riflessioni che abbiamo fatto durante questa chiacchierata sul fatto, comunque, insomma, che l'Italia in questo momento forse è un po' schiacciata all'interno dell'Europa. C'è anche un aspetto nuovo, tanti italiani decidono di andare all'estero in questo momento, tanti sono giovani. Io vorrei chiedere a ciascuno di voi se questo, che tipo di riflessione fate relativamente a questo aspetto. Cioè, la prospettiva è fuori dall'Italia in questo momento? No, l'Italia, io come ho detto prima, è un paese che si sta perdendo oppure è perso. Allora, perché purtroppo è asservito a delle logiche europeiste ed europee che partono da una base monetaria. Cioè, l'Europa è nata sulla base economica, monetaria, non è nata su base politica. Sì, come è successo per gli Stati Uniti d'America. No? Allora, l'economia non ha morale, l'economia non può essere etica. Allora, quando tu parti da una base economica non etica, è normale che dopo, nel tuo percorso, cosa farai? Renderai lo Stato, anche politico, che creerai, amorale, non giusto. Non c'è qui una giustizia sociale. L'Europa dà dei insieme, no, a dei paesi in particolare, penso alla Germania, dà delle indicazioni ai vari stati che non rispecchiano poi il valore di quello stato. Faccio un esempio piccolo, il micro per me è come il macro. Io nell'associazione insieme a loro, perché lo condividiamo, cerchiamo di valorizzare ogni caratteristica di queste persone. Stefano è bravo in una cosa, io sono bravo in un'altra, altri in un'altra. Tu devi valorizzare l'Italia, non la puoi limitare come sta facendo l'Europa. E questo poi è il senso, secondo me, di quello che sta capitando. Allora il giovane cosa fa? Vede che in Italia non c'è opportunità e va in un altro paese europeo dove c'è più opportunità, oppure va addirittura in altri paesi extracomunitari, no? Quindi in America oppure in altri paesi. Questo è il nostro futuro, sarà, purtroppo. Questo è dovuto anche alla globalizzazione, che ha cambiato anche il sistema economico, abbiamo diciamo regole diverse economiche che quindi favoriscono alcuni e sfavoriscono altri. Poi non è detto che è giusto quello che diciamo sfavorisce quello che favorisce, anche perché in Italia
è vero che qui c'è un costo del lavoro alto, però comunque sia rispettiamo i lavoratori, almeno rispettavamo forse, rispettavamo i lavoratori con dei diritti sociali conquistati in 50 anni, con sangue, con morte. L'Europa al suo stato alieno ce lo sta. Infatti Forconi, io qua c'ho il foglietto che mi hanno dato ieri mentre venivo qui, andavo a Tortoreto, qui c'è scritto in maniera chiara, no, che vogliono la sovranità popolare e monetaria. Io li condivido, anche se ho la giacca e cravatta qui oggi, però comunque sì, io sono con loro, anche se non sto lì, le idee e contenuti che loro propongono sono da condividere, perché quello deve essere, secondo me, non dico la soluzione, però una parte della soluzione. In più a questo uniamo il fatto che abbiamo un debito pubblico enorme, dovuto anche appunto al signoraggio bancario, dovuto anche, no, al fatto che abbiamo una spesa pubblica forse veramente alta, e quindi bisogna anche avere il coraggio di tagliare un pochettino la spesa pubblica. Credo che queste sono le soluzioni per cercare di evitare che le persone giovani vadano in altri paesi. Stefano Tini, giovani che cercano in questo momento, sia dal punto di vista degli studi, parlo della questione dei ricercatori che molte volte hanno delle opportunità all'estero, e anche le possibilità lavorative. E Luigi dice c'è il rischio che comunque più si va avanti e più bisogna ricorrere a questa strada. No, infatti lo stavo ascoltando di gusto, perché mi piace quello che ha detto, cioè nel senso, lo condivido in pieno. Guarda, proprio stanotte parlavo con un mio amico che lunedì parte per Londra e va via 6 mesi. Un altro che sta a Los Angeles, uno in Romania, altri 4-5 a Londra, quindi partono tutti, perché io da laureato mi rendo conto che l'offerta lavorativa è minima, però allo stesso tempo c'è almeno io le persone sono combattuto, no, ad abbandonare la propria terra. Però sì, è un problema, che perché poi come fai a negare fatti? Nel senso, quando senti un tuo amico che va all'estero e dice io ti affitto, pago la metà di quello che pagavo in Italia, però guadagno il triplo di quello che guadagniamo in Italia, ti viene e dici ma io poi che sto a fare? Magari là vai all'estero, hai più potere, però è un discorso, guarda, ha detto tutto quando Luigi ha detto, cioè nel senso che è un discorso che l'Europa deve affrontare, deve capire che come hanno espatriato i nostri nonni, stanno espatriando molti giovani italiani, perché non perché... Io anche sentendo gli amici, no? Cioè, se ne vanno tutti a malincuore, non è che uno dice che bello abbandonare la propria terra, non fa mai piacere, esatto, a nessuno. Però certo, è una questione, dice io qua il lavoro non lo trovo, cioè a stare sulle spalle di mamma e papà a riunità che ti stufi, quindi hai voglia di espatriare, però è un peccato, insomma, la migrazione dei cervelli all'estero, no? Perché comunque poi vanno all'estero e tutti quelli che conosco fanno tanto, lavorano tanto, danno, hanno da dare, hanno conoscenza, hanno passione, hanno talento, e quindi a me questo mi dispiace da giovane, mi dispiace che si vanno a costruire un futuro all'estero, ma li capisco, però l'Italia se li lascia scappare senza fare più di tanto, questo mi dispiace. Ripani, siamo quasi in chiusura, l'italiano è stato sempre un popolo con la valigia in mano. Nel dopoguerra si emigrava anche per fame, adesso, come diceva anche Stefano Tini, sono soprattutto anche i cervelli che cercano ovviamente di soddisfare le proprie aspirazioni, sì, di natura professionale all'estero, e molti giovani fanno questo percorso. Ahimè, molti giovani fanno questo percorso perché negli altri, anche nei paesi limitrofi, ci sono molte più possibilità. È naturalmente un ambito in cui l'Italia ha molto ancora da fare, deve indubbiamente colmare questa lacuna. Ricollegandoci all'Europa, l'Europa, sin dalle storiche comunità economiche, nasce con lo scopo di liberalizzare la circolazione delle merci, dei servizi e dei lavoratori. Anch'io ho un amico che, dopo qualche lavoretto precario in Italia, ha trovato immediatamente lavoro in Germania. Quindi, sotto questo punto di vista, ahimè, anche a me, a malincuore, che dispiace naturalmente che persone, un domani non si può mai sapere, anch'io si abbia necessità di emigrare, io preferirei di no. Quindi l'Europa comunque offre questa possibilità, che sicuramente è ottima, di permettere, laddove sia più richiesta, ai lavoratori di recarvisi. Ciò che però l'Europa non capisce, se mi posso permettere di criticarla, è che non si può applicare la stessa medicina a tutti quanti i paesi, quindi bisognerebbe studiare una soluzione che permetta all'Italia di riprendersi, quindi non necessariamente tarpare le ali laddove si può comunque fare di meglio.
Grazie a Giorgio Ripani, grazie a Stefano Tini, grazie a Luigi Cardone. Giovani Partecipazione finisce qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. L'informazione su Super J torna stasera, come di consueto, alle 19. Grazie e arrivederci.